Rappresentanti del Comitato Difesa delle Terre Ioniche hanno incontrato a Roma un gruppo di parlamentari per prospettare la situazione che si è venuta a creare in Basilicata in seguito allo straripamento dei fiumi Bradano, Basento, Agri e Sinni. Rino Cardone. Pur sapendo che è una Oltre a parte parlare con alcuni parlamentari, nella sede di Palazzo Marini a Roma i rappresentanti del Comitato Terre Ioniche hanno consegnato un testo di denuncia alla Presidenza della Camera dei Deputati, nel quale si evidenziano i danni provocati dagli eventi alluvionali che si sono verificati in Basilicata. Per il portavoce del Comitato Gianni Fabris si è voluto denunciare l'intollerabile situazione di vero e proprio vuoto normativo per cui in Italia le alluvioni vengono considerate a seconda dei casi o come eventi di serie A o come eventi di serie B. Il Comitato chiede per questo che si metta ordine alla materia, sottraendo alla politica la propria discrezionalità a considerare i casi. Noi veniamo dalla Basilicata e dalla Puglia, denunciamo come a 66 giorni di distanza dall'alluvione del 7-8 ottobre scorso e a 1017 giorni dall'alluvione del 1 marzo 2011, nel caso del marzo 2011 le risposte siano assolutamente risibili. Per il 7 ottobre non abbiamo addirittura nemmeno l'ordinanza ancora in corso. Abbiamo necessità, in relazione ad un territorio che ha subito nell'arco di pochissimi mesi tre grossi eventi calamitosi, abbiamo necessità di fare in modo che con la legge di stabilità si disponga una dotazione di risorse sufficiente ad intervenire in maniera efficace. Così non si può andare avanti, chiediamo equità e giustizia, chiediamo ai nostri parlamentari soprattutto di intervenire per sanare le ferite di una norma che non funziona e che ci rende diversi e di stanziare soldi veri per i rimborsi e per la messa in sicurezza al territorio. Dobbiamo impedire che ci sia uno scippo per la Basilicata, perché nella legge di stabilità approvata dal Senato c'è un articolo col quale vengono scippati letteralmente 70 milioni di euro dalle royalties petrolifere. Sarebbe un grave affronto per i lucani che dobbiamo assolutamente impedire.